Solo applausi per Lorenzo Musetti, partita per due set, straordinaria. Li vince entrambi, poi arriva inevitabilmente quello che un po' tutti si aspettavano, ossia un calo fisico e di attenzione anche da parte di Lorenzo che perde il match in 5 set. In realtà poi si ritirerà sul punteggio di 4-0 al quinto set, veramente non ce la faceva più. Lo si vedeva già dalla metà del terzo set, e lo si è visto poi alla fine, purtroppo con il ritiro, quando ormai la partita era ovviamente già andata. Ma un Musetti veramente pazzesco per due set, colpi incredibili. Sulle seconde aveva, o meglio, sui punti vinti sulla seconda aveva una percentuale del 60-70%, se non erro, Djokovic solamente del 30%. Funziona il servizio a Musetti, funzionano i drop shot, la fantasia è alle stelle perché lui quando gioca non è mai banale, non è mai scontato. Cambia il ritmo dei colpi, cambia l'impostazione dei colpi, cambia il colpo, quindi una volta gioca il rovescio lungolinea, una volta il rovescio incrociato e quest'oggi molto bene Musetti, soprattutto sulla diagonale di rovescio di Djokovic. Un Djokovic che invece sbaglia troppo di rovescio, non riesce ad anticipare, soprattutto in risposta e commette qualche errore di troppo, un Djokovic forse un po' innervosito, ma anche ammirato da ciò che stava facendo Musetti. Lo si è visto comunque applaudire in più di qualche punto, fare comunque facce, avere espressioni sbalordite, in senso appunto di ammirazione nei confronti di Musetti, che ha tirato fuori veramente un gioco e dei colpi incredibili nei primi due set. Mi viene in mente soprattutto un colpo praticamente nel quale era sui teloni, un dritto in corsa, incrociato sulla riga, veramente pazzesco, con Djokovic appunto che fa una faccia sbalordita. Poi altri colpi stupendi, come ad esempio il passante di rovescio con una mano, una sensibilità incredibili. Il terzo colpo, sinceramente, non lo ricordo adesso, ma mi ricordo comunque che ci sono stati questi due colpi, uno dietro l'altro, se non erro. Uno era questo passante di rovescio, l'altro purtroppo mi sfugge in questo momento, ma è stato un altro colpo veramente incredibile. Con gli applausi da parte di Djokovic. Ah, ecco, il rovescio in controbalzo, praticamente giocato da terra, con Djokovic che quasi cade, non se l'aspettava minimamente, un Djokovic che gioca profondo, Musetti di controbalzo, in contropiede, Djokovic può solo applaudire, Musetti veramente on fire in quel momento. Se la vogliamo dire all'inglese, veramente in palla, concentrato, attento praticamente su ogni punto, solo in qualche frangente ha avuto, diciamo, dei piccoli sbandamenti, chiamiamoli così, errori, diciamo, di fretta, più di fretta che di concetto, appunto perché ha 19 anni e non ha nemmeno quell'esperienza che gli permette di gestire magari un punto meglio degli altri, di pazientare un po' di più e quindi in alcuni punti comunque è stato un po' frettoloso, ma questo non gli ha impedito di portare a casa i primi due set. Al tiebreak, il primo tiebreak vinto 9 punti a 7, il secondo tiebreak stravinto 7 punti a 2. Da lì in poi Djokovic tra il secondo e il terzo set rientra negli spogliatoi e ritorna in campo un Djokovic totalmente diverso, molto più centrato,
funziona molto meglio il servizio, si vede che cerca di anticipare di più i colpi di Musetti, più determinato, e in concomitanza c'è il calo sia di attenzione, quindi nervoso, e sia fisico di Musetti, che tant'è che si girerà verso l'angolo a un certo punto e dirà: prima non mi faceva male nulla, adesso mi fa male tutto. Si sono fatti sentire i primi due set e le 2 ore e 20 giocate ad altissimo livello, in cui veramente ha fatto impazzire ed innervosire Djokovic. Un Djokovic che da lì in poi prenderà il largo, il terzo set vinto 6-1, il quarto set 6-0 e il quinto set 4-0. Ma veramente solo applausi oggi per Lorenzo Musetti, una grandissima partita. Era solo alla quarta partita in uno slam, era praticamente impegnato così tanto fisicamente per la prima volta, perché comunque non ha dovuto mai affrontare una partita così dispendiosa a livello fisico e mentale. E ovviamente non può essere abituato ad una situazione simile. Nonostante ciò, per 2 ore e 20 è stato praticamente quasi perfetto. Già con la partita con Cecchinato, sì, è stata di 5 set, ma comunque sono set che sono andati via un po' più velocemente. Non stava comunque giocando contro un giocatore a livello di Novak Djokovic, e quindi tutto nuovo quest'oggi per Musetti, che ha dovuto purtroppo subire questo calo da 2 ore e mezza di partita in poi, praticamente. Poi lì è andato tutto molto veloce e tutto molto liscio a favore di Novak Djokovic. Ma ripeto, e non mi stancherò mai di dirlo, Musetti, quarto match slam, ci ha fatto vedere veramente delle cose incredibili. I colpi più belli del torneo, almeno che non succeda qualcosa di clamoroso, credo siano i suoi, e forse anche uno dei colpi dell'anno, quella volée dietro la schiena contro Cecchinato, e quell'altro colpo, quindi, che fu, se non sbaglio, un twin in lob, se non ricordo male, sulla riga, sempre contro Cecchinato. Ma i colpi che ha tirato fuori oggi non hanno nulla da invidiare a quelli nella partita contro l'altro azzurro, nel derby contro l'altro azzurro. Quindi tutto positivo, guardiamo solo positivo quest'oggi. Chi se ne frega della sconfitta, era preventivabile. Musetti è riuscito a vincere due set contro il numero uno al mondo, che non a caso è numero uno al mondo da non so neanche più da quante settimane consecutive ormai, e quindi non ha nulla da rimproverarsi Musetti, che comunque era alla fine abbastanza sconsolato deluso, ma perché comunque ha 19 anni, è un ragazzo molto emotivo, è normale che gli fa male comunque perdere tre set in quel modo, ma a mente lucida sicuramente quando riguarderà il match dirà: cosa sono riuscito a fare nei primi due set? Come ho fatto? Sono forte. Si deve dire questo, secondo me. Sono forte. E in futuro, chissà, come è stato detto in telecronaca, quanti altri match giocherà sul Philippe Chatrier e sugli altri campi più importanti d'Europa e del mondo. Nell'altro match di giornata, l'altro ottavo di finale, Schwartzman batte 3-7-0 Struff, e fra poco inizia Nadal contro Jannik Sinner. Partita più complicata della precedente, vediamo anche qui cosa riuscirà a tirar fuori Sinner, e godiamocela anche questa senza pressioni. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa generazione d'oro italiana, e a più tardi.